Venne da lui un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno. Vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Cari amici, cari fratelli, che bello, in queste tre domeniche in qualche modo abbiamo riscoperto la gioia, se ci pensate, dell'essere cristiani. Essere cristiani nasce dall'aver scoperto Cristo, che poi ci parla nella parola, ci fa vivo, presente e ci trasfigura nei sacramenti, che ci chiede l'impegno cristiano quotidiano, ma prima di tutto un incontro, dicevamo, con la persona di Gesù. Cristiano vuol dire seguaci di Cristo, non dimentichiamocelo. E Cristo vivo, e questo scoprire Cristo vivo ti permette di vivere una vita cristiana. E domenica scorsa abbiamo detto: cos'è la vita cristiana? È vita fatta di ritmi, di cose, di persone, di incontri, di eventi, ma tutti devono essere vissuti, tutti. Quindi un cristiano non può essere soltanto un cristiano che fa miracoli con l'apostolato, ma deve anche pregare, non è soltanto colui che crede di essere in parrocchia come colui che anima la comunità, ma anche colui che dice: la comunità va avanti anche senza di me, anzi la devo educare in questo modo. E oggi facciamo un altro passo importante, importantissimo, perché oggi la parola di Dio ci dice che Gesù incontra un lebbroso. Come si comporta Gesù con questo lebbroso? Allora, intanto nella prima lettura si dice, cioè Levitico, ci sono delle norme. Tenete conto che le norme rituali nelle religioni antiche erano anche norme che erano legate alla vita sociale. Un lebbroso, poiché contaminava, bisognava dare delle regole. Ecco allora perché il lebbroso doveva allontanarsi, ma questo non voleva dire, no? E quindi sono date, no? Quando uno ha sulla pelle del corpo un tumore o pistolo o pustole o macchia bianca, che faccia assolutamente un piaga di lava, sarà condotto dal sacerdote Aronne e da qualcuno dei sacerdoti. Poi il lebbroso colpito porterà vesti strappate e il capo scoperto, proprio perché sono norme rituali, no? Ma non escludenti, ma erano protettive. Gesù guarisce il lebbroso. Il lebbroso in qualche modo veniva allontanato dalla comunità, non perché poverino era peccatore, ma per motivi. Gesù, facendo il miracolo del lebbroso, vuole insegnarci che gli è venuto a riportare, non tanto solo la guarigione, riportare la comunione, fare sì che colui che viene escluso o si autoesclude per il peccato, la peggiore lebbra, possa ritornare nella comunità. Gesù fa questo, ma attenzione, se no non vale quello che ho detto la volta scorsa. Quando fa il miracolo Gesù, cosa dice? Vai dal sacerdote, rispetta la legge, e chiedi che questo. Perché? Seconda lettura, bellissimo. Qualunque cosa fatela per la gloria di Dio. Gesù è il primo che non si vuol fare scalpore. Chiaramente qui si sta parlando del segreto di Marco, cioè Marco, il Vangelo di Marco alcune volte dice che Gesù non dire perché c'era il rischio di una interpretazione politica. Allora Gesù dice: prima che la gente si esalti, manteniamo basso profilo, no? Però c'è un insegnamento più profondo, eh? Non fare le cose per te stesso. Vi ricordate cosa ho detto domenica scorsa? Noi delle volte, io ho paura dei cristiani disimpegnati, indifferenti, ma anche quelli troppo impegnati.
Perché certi troppo impegnati, sai, io faccio la Caritas, sai, io mi occupo di questo, io, l'ego credente, è pericoloso, perché tu le devi fare per la gloria di Dio, cioè devi farlo per amore di Dio, e anche nel nascondimento. Il nascondimento non è disinteresse, è la capacità di dire io lo faccio per il Signore. Questo essere per il Signore, che non vuol dire che dunque non ti devi impegnare, non devi metterci la faccia, no? Io potrei sentire, qualcuno potrebbe dire, ma chi è questo Gianfranco megalomane che parla, eccetera? Ma dipende, la megalomania non è data dall'apparire o no, ma dall'intenzione che metti di quelle cose che stai facendo. Gesù le ha fatte nella massima discrezione. Infatti dice, vai dal sacerdote. Però il Vangelo di questa domenica, terzo passaggio, sembra strano. Allora, lebbroso, inserimento. Secondo, per la gloria di Dio, anche Gesù l'ha fatto, per la gloria del Padre, vai, rispetta la legge. Ma poi questa gente, questo qui fa un clamore tremendo. Cosa vuol dire? Che dicevano, c'è un principio filosofico bellissimo che vorrei richiamare oggi, perché è adatto a questo Vangelo. Bonum est diffusivum sui. Il bene diffusivo di natura sua. Cioè, quando fai il bene, lo devi pubblicizzare, perché no? Però non dicendo, io ho fatto il bene. Lo devi dire, perché lo devi comunicare, il bene si comunica. Ma anche quando non lo comunichi, il bene, quando lo compi, si diffonde. Si diffonde. Faccio un esempio. Ci sono due modi per poter. Io apro un negozio, una trattoria. Posso fare, e giustamente lo devo fare, una buona pubblicità, perché non fa bene. Certo che fa bene, però la pubblicità, se poi uno viene a mangiare nel mio negozio e ho fatto nella mia trattoria e ho fatto cibo scadente, la pubblicità poi viene contraddetta dal fatto che io mangio della roba schifosa. Ma se io anche non faccio pubblicità, ma faccio bene da mangiare, il bene fatto bene da mangiare è la prima pubblicità, perché si diffonde, quindi ci vuole certamente la pubblicità, però il cibo deve essere buono, quindi è bene che io faccia il video. Però se poi io sono, capitemi bene che, però al tempo stesso, anche se non facessi il video, basterebbe una vita di quanta gente non fa video, non trasmette, non fa niente, però sono loro stessi la grande pubblicità. Ecco, Gesù dice non fate pubblicità e il lebbroso fa un sacco di pubblicità, è stato guarito. Allora vorrei pregare per tutti i cristiani anonimi, per tutti coloro che vivono il cristianesimo e anche se delle volte non appaiono sui giornali, eccetera, eccetera, nel bene e nel male. Tuttavia sono grandi evangelizzatori. Quanta gente povera, umile, tanto brave nelle nostre parrocchie, fanno del bene e il loro bene è più diffusivo di tante comunicazioni, senza togliere niente alle comunicazioni sociali, importanti, ma il primo comunicatore sociale è il bene che io trasmetto e vivo. Buona domenica a tutti.